Ed eccolo qua, nuovo visore Apple, nuovo Vision Pro. Signori, benvenuti nel futuro. Cupertino, California, siamo all'Apple Park. Si è appena conclusa la conferenza Apple dedicata agli sviluppatori del WWDC 2023. Un sacco di novità. Nuovo MacBook Air, nuovo Mac Pro, nuovi chip super mega potenti, l'M2 Ultra. Tante novità poi sui sistemi operativi, appunto perché questa, ricordiamo, sarebbe una conferenza di sviluppatori. Ma soprattutto, finalmente oggi c'è stato il One More Thing. Erano anni che Apple non presentava un qualcosa che non fosse un aggiornamento di un prodotto che già c'era, e oggi è stato presentato il nuovo visore, il Vision Pro. Ho avuto l'opportunità di vederlo al volo, questo sarà un video molto molto veloce, poi se avete domande, dubbi, perplessità, scrivetele qua sotto, che magari nei prossimi giorni cercheremo di fare un video più approfondito, ma adesso voglio darvi i miei pareri così a caldo. Ci siamo, il futuro pare che sia veramente questo dei visori. Come al solito Apple non inventa nulla di nuovo, perché Meta, ex Facebook, lanciatissima col Quest Pro e tutta una serie di altri visori, ma come spesso succede Apple arriva più tardi con un prodotto il più perfetto possibile, veramente utilizzabile poi nella vita di tutti i giorni. E questo visore è un qualcosa di assurdo a livello proprio tecnologico. Poi sono veramente curioso di capire quanto sarà utilizzabile e quanto poi il mondo andrà veramente in quella direzione lì, cioè se veramente poi un domani avremo tutti dei visori agli occhi. Quello che è certo però è che questo è veramente un pezzo di tecnologia che non è mai stato visto in un dispositivo personale. Pensate che in questo visore ci sono più di 5.000 brevetti, quindi un sacco di tecnologie specifiche, ma soprattutto il focus principale non è tanto la realtà virtuale ma la realtà aumentata, quindi l'integrazione tra quello che si vede nel visore e quello che è il mondo esterno. Dalle immagini e dalla presentazione inizialmente sembrava che fosse in qualche modo trasparente, in realtà non è così. Come tutti i visori infatti ha delle lenti, tra l'altro super tecnologiche, fatte a tre strati in modo da ridurre al massimo la distorsione dell'immagine, una risoluzione pazzesca come avere due televisioni 4K. Pensate che a livello di risoluzione, paragonato a un iPhone, per ogni pixel dell'iPhone su questo Vision Pro ci sono 64 pixel. Sulla carta una qualità che distrugge qualsiasi altro visore presente in commercio in questo momento. La cosa strana ma molto molto interessante è che fuori c'è un vero e proprio display che sarà in grado di proiettare gli occhi e le espressioni, quindi se qualcuno deve interagire con te poi ti vede attraverso questo schermo all'esterno, e viene fatto tutto in maniera smart, in maniera dinamica e con mille cose che non lo so, vedremo di provarle quando uscirà. Quindi questo è il visore, queste sono le zone demo, purtroppo non posso né toccarlo né avvicinarmi troppo, però guardate che roba. Tutta la parte esterna è fatta da un unico pezzo di vetro e uno schermo OLED che proietta delle immagini, proietterà poi anche gli occhi e la faccia, perché non è trasparente, sembra trasparente, in realtà è uno schermo che fa la proiezione di quello che c'è dentro. Un sacco di telecamere, un sacco di sensori, le vedete qua in trasparenza. Lo strap dietro è tutto un pezzo unico con, tra l'altro, non so se li vedete, aggancio magnetico, ci sono poi varie dimensioni, questa per esempio è una M. Tutto il sistema di dissipazione, e vedete ha delle telecamere ovunque, qua sotto ce ne sono due, qua sopra sotto il display ce ne sono altre, due principali e varie altre. Pensate che in totale ha 12 telecamere, perché ce l'ha anche dentro che guardano gli occhi, 5 sensori e 6 microfoni, è un qualcosa di veramente assurdo. E a livello di chip ha un M2, quindi lo stesso dei MacBook, e un altro chip specifico per la realtà aumentata che si chiama R1. È veramente incredibile questo unico pannello in vetro, guardate che roba. Aggancio magnetico per il cavo della batteria, che è esterna, mentre qua abbiamo le capsule auricolari per l'audio, che sarà audio spaziale. Sopra invece c'è una digital crown, esattamente come quella dell'Apple Watch, con la quale si può cambiare la luminosità ambientale e fare un sacco di cose. È veramente assurdo, molto più piccolo di quello che pensassi. Tutto quindi studiato per la realtà aumentata, attraverso le camere si vede l'esterno e si potranno avere tutta una serie di schermi più o meno tridimensionali per vedere il mondo. La cosa che secondo me però cambia veramente è che, al di là dell'hardware che sicuramente lo rende proprio fisicamente il prodotto più avanzato, c'è tutta la parte di software. Ci sarà infatti un nuovo sistema operativo che si chiamerà Vision OS e che poi si integrerà con appunto iOS,
iOS, macOS e tutto quanto. Potrai usare il tuo computer e si connetterà in automatico. Ci sarà uno store specifico, però poi ci saranno già tutte le applicazioni che fondamentalmente si possono usare sull'iPhone. E quindi qua l'ecosistema torna a essere di nuovo molto importante. Puoi connetterti le AirPods e usarli in automatico col visore, chiamate, FaceTime, infinite cose. Veramente si potrebbero fare mille video, sicuramente ne parleremo in maniera più approfondita. Altra cosa che mi ha veramente colpito: tutta la tecnologia di tracciamento degli occhi. Ci sono dei sensori, delle telecamere anche dentro il visore a quanto pare, che vedono cosa stai guardando, quindi puoi usare l'occhio come mouse e poi con le dita cliccare. Questa cosa non ha senso. E in più introdurranno questo Optic ID, che funzionerà come il Face ID ma utilizzando l'iride, quindi si userà sia per loggarsi in questo visore, sia per i pagamenti, sia per le password, sia per tutto quanto. Lato economico, si farà decisamente pagare. Non so attualmente il prezzo italiano, ma parliamo di $3,499, quindi presumibilmente attorno ai 4.000 euro, che sono tantissimi. Sicuramente nasce comunque come Vision Pro, quindi prodotto per i professionisti, per usi professionali, che siano architetti che devono disegnare cose o musicisti o chissà che cosa. L'altra cosa super sono le partnership che hanno fatto sia con i vari software 3D tipo Unity, sia, e questa cosa penso che sia veramente game changing, direttamente con Disney. E ci sarà una modalità proprio cinema dove potrai vedere i film, ma con un'integrazione veramente a 360 gradi. Hanno fatto vedere al volo qualcosa di Star Wars, che io che sono fan di Star Wars veramente sono impazzito. Tutto già integrato, è proprio questo il punto. Bisogna vedere poi ovviamente per cosa viene utilizzato, considerando anche che di fatto avendo il chip M2 a bordo è come se avessi un computer, quindi hai un computer, l'equivalente di due schermi 4K, tutto un mega ambiente di lavoro, ecco che la situazione un attimo cambia. Quindi chissà se veramente un visore di questo tipo sostituirà quello che è il concetto di postazione, di guardare la televisione, di stare davanti a una scrivania con un monitor e delle cose. Se hai un visore puoi permetterti di rimanere banalmente seduto su una sedia e avere attorno a te un ambiente virtuale con potenzialità pressoché illimitate. Già provando altri visori, questa cosa posso garantirvi che è molto più vicina di quello che sembra. Ecco che integrata nell'ecosistema Apple, con tutti gli sviluppatori Apple, con collaborazioni con tutte queste aziende come Unity, Disney e cose varie, veramente potrebbe cambiare il modo in cui lavoriamo, il modo in cui interagiamo con le altre persone, il modo in cui viviamo le nostre vite. Quindi fatemi, mi raccomando, sapere qua sotto cosa ne pensate. Probabilmente faremo altri video, altre cose, perché ci sono infinite cose da dire. Arriverà sicuramente un video con tutte le altre novità del WWDC, quindi restate sintonizzati. Mi raccomando, seguite TechDaily su tutti i social, da Twitter a Instagram, perché poi tutti gli aggiornamenti in tempo reale li carichiamo lì. Quindi da Yaki, da questo video al volo su questo che chissà se veramente sarà il futuro del mondo, il nuovo prodotto che rivoluzionerà le nostre vite. Non lo so, ma veramente interessante, non vedo l'ora di provarlo, non vedo l'ora di metterci le mani sopra. Arriverà l'anno prossimo in America. Vediamo, vediamo. Sono veramente, veramente curioso. E assurdo, assurdo. Sono di fianco forse a quella che sarà la nuova rivoluzione della tecnologia. Ci vediamo prossimamente con prossime cose. Ciao, 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 ciao.